consigliere sull'ordine dei lavori. Nel secondo intervento sull'ordine dei lavori, Presidente, io voglio chiedere se esiste la possibilità di trovare una sintesi insieme ai colleghi di opposizione con la maggioranza attraverso un ordine del giorno che ho sommariamente predisposto, ma che sostanzialmente impedire dell'amministrazione previa accertamento sull'effettiva sede del CPA, questo sarà il ministro Simonon, a convocare questo famoso tavolo aperto ai soggetti interessati, in particolare con riferimento all'ordine del giorno della maggioranza dei dirigenti scolastici degli istituti mandati interessati, naturalmente entro 10 giorni, ma non altro, perché si sente con questo testa a testa, noi perdiamo tempo, facciamo perdere forse tempo alle persone che sono qui, e mi pare che dalle parti della maggioranza si voglia proporre una soluzione che evidentemente non è praticabile, secondo noi non è neanche gradita, mi pare. Ora noi non intendiamo imporre anche perché la legge dei numeri è la legge dei numeri la nostra posizione, però è anche chiaro che la maggioranza se impone questa soluzione si carica, si fa responsabile di una soluzione che non è condivisa da nessuno, dovevo dire che mi pare chiaro l'orientamento nostro e anche chi sta fuori quest'aula, ma comunque assiste e manifestamente non condivide questa soluzione, perciò a voce ferme mi sembra che la cosa che dovrebbe fare sia cominciare a fare dei passaggi interni che forse dovevano essere presi in considerazione prima, dando luogo a questo confronto senza alcuna soluzione e impegni in comune né a rimodulare le aule in questo momento né a spendere soldi all'interno di un contesto più presso, anche alla luce del fatto che, come abbiamo detto, c'è un problema comunque in sede da verificare, quantomeno da verificare le spiegazioni che dava l'assessore Morelli possono essere plausibili, ma questo non è una buona ragione per non, diciamo così, verificare le cose che potrebbero essere anche il contrario, con l'uscita appunto le due direzioni scolastiche, i due istituti, in qualche modo rimaneva formalmente intestata al risorgimento di evidentemente a Mamiani, quindi doveva evidentemente essere collocato. Quindi si può dire anche tutto il contrario su questa questione. Mi sembra che prendendo un filo di metodo sensato, perché se no qui si vuole lo scontro testa a testa, allora si vuole dire e lo farete a questo punto e vi impegnate su un ordine del giorno che non è gradito a nessuno, che non la responsabilità politica di tutti quelli che partecipano. E ce lo diciamo con grande chiarezza, evidentemente questo è il modo condivisivo e democratico del Partito Democratico, si può dare secondo il tempo. Diversamente invece c'è una spinta all'attenzione rispetto a questo tema di un ulteriore approfondimento, che si tratta delle cose necessarie, che non penso sono contenti di nessuno, né deve essere inteso da parte della maggioranza come una resa di discrezione, che in realtà è un atto di sensibilità che anche la maggioranza sono convinto potrebbe praticare insieme a noi. Trovando una soluzione condivisa, approfondire le tematiche, chiamando quel tavolo che dal vostro stesso ordine del giorno si impegna a chiamare a cose fatte, a decisioni prese dopo 10 giorni, allora quel tavolo di dirigenti scolastici a cosa serve, non si sa più perché le decisioni sono state prese, invece lo chiamiamo e si parla di dirigenti scolastici, si estende alle parti interessate e si trova in quella sede una composizione sensibilità, cioè quello che si è visto sostanzialmente fino adesso e che siamo ancora in tempo a fare. Grazie. Grazie, se poi vorrà produrre copia del... Se voglio capire se è condivisa questa cosa. Ah, pensavo già l'avesse scritto. Allora...